3, 2, 1, in onda. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Quando meno te l'aspetti. Allora, oggi vi illustrerò alcune prove d'amore che i nostri telespettatori ci hanno inviato in video. Ecco la prima storia, molto toccante, è quella di Maria, la vedete. Si sta sistemando, diciamo, il PC, è un po' invaso da virus, lei non ci capisce molto di informatica, quindi è un po' nel panico. Suona il campanello, lei non aspetta solitamente nessuno a quell'ora. Niente di meglio, poteva desiderare quel giorno la nostra Maria. Indovinate chi è? Francesco, il suo amore. Doppia sorpresa. Francesco si è trasferito da lei e da quel giorno vivranno sotto lo stesso tetto. Carini. Oh, bene, passiamo alla prossima storia. Camilla sul lavoro è reduce dall'ennesimo episodio di mobbing. Poverina, è soggetta ad angherie da parte del capo ufficio. Non le dà tregua, lei avrebbe proprio bisogno di sfogarsi. Giuseppe lo sa. Eccolo, il suo migliore amico. Compagno di scuola e di vita, le è sempre stato vicino per la grande amicizia che li lega. Guardate con i vostri occhi. Cosa ha in mano Giuseppe? Due biglietti dell'Interrail. Faranno un magnifico viaggio insieme. Oh, allora, Emanuele è il nostro fantasioso, aspirante, giovanissimo regista. Pensate che fin da piccolo lui si divertiva con la Super 8 del papà a riprendere senza pellicola il gatto, il cane o la nonna che dormiva. Sì, questo è il papà, è lui, sensibile, dolcissimo. Oggi Emanuele compie 18 anni. In quella scatola c'è la sua agognata prima telecamera. La prima telecamera. Oh, abbiamo la quarta storia. È quella di Giovanni.